Buonasera a tutti. Vorrei tornare come ogni sera ad ascoltare i vostri momenti del cuore, quei momenti che vorreste rivivere per riassaporarli o per cambiare qualcosa. Sentiamo che abbiamo in linea. Ciao, sono Francesca. Ciao, io sono Luisa da Roma. Ciao, sono Lorenzo. Anch'io chiamo da Roma. Non hai niente di cui vergognarti, non con me. Io vorrei tornare a circa 20 anni fa, quando sono andato in gita con la liceo. Vorrei tornare indietro a quel pomeriggio perché ero felice. Io vorrei tornare, anzi, io tornerò davanti ai cancelli della mia scuola per rifare tutte le cazzate che non ho fatto 20 anni fa. E finalmente ho capito perché a 18 anni sei felice. Perché non ci pensi, ma inconsciamente sai di avere il futuro davanti. Sai che puoi sbagliare. Sai che devi ancora decidere e ancora tutto può succedere. Ma vi rendete conto dell'occasione che ci sta mettendo davanti alla vita? Ma questa è una macchina del tempo. Tornare a scuola con la paura di essere interrogati, fare sega per andare al mare, a merenda comprare le pizzette dal bidello e i compiti in classe e aspettare la campanella che da altana libera tutti. Ma c'è gente che si taglierebbe una mano per rivivere delle esperienze del genere e noi siamo qua a chiederci cosa fare. Non ho mai creduto nell'amore, brigadiere. Io penso che l'amore dovrebbe essere ritenuto illegale. Signore, padre Stefano! Io mi sono accorta che c'è un'altra cosa che non vi ho mai detto. Siete fumati il tiro! Io vi voglio proprio bene. Anche noi. Perché tra amici non ci si tradisce, non ci si fa le corna e soprattutto tra amici ci si accetta. E io adesso ho proprio bisogno che voi mi accettiate. Primo che arriva prende le stanze migliori. Ci avete fatto caso che i nostri amici li vediamo sempre uguali, anche a distanza di 20 anni. Non ci riusciamo proprio a vederli invecchiati. Forse è un modo per illuderci che anche noi... 100 euro avete caricato, potete fare un po' di più. Non invecchieremo mai. Oh! Che un conto sono le scelte che faccio io, le cazzate che faccio io, che sono scelte che giuste o sbagliate che siano, io faccio su una vita già impostata, già costruita alle spalle. Un conto sono le scelte che fai tu oggi, che si ripercuoteranno su tutta la tua vita futura. Tu hai tutta la vita davanti, Lucrezia. Ma non sei troppo in tiro per andare da Piero? In tiro, no? Ricordati, amore, sempre favolosa. Che a 18 anni credi sul serio che la vita, gli amici, l'amore siano sinonimi di felicità. Ce l'abbiamo fatta! Perché nessuno sarà meglio di com'era a 18 anni. Proprio come succede con certi motivetti qualunque che ti entrano in testa e che solo a distanza di 20 anni ti rendi conto che erano capolavori.